Allora, siamo qui con Andrea Bacigalupo del Ligorna, il vice capitano, a commentare questo vostro inizio di preparazione in vista della vostra prossima stagione in Serie D e l'amichevole che avete fatto oggi in casa vostra contro il Legino, squadra di promozione savonese. È stata una partita di tre tempi di 30 minuti l'uno, giocata sotto un grande caldo. Un Ligorna che direi ha già destato una buona impressione, ha cercato sempre di tenere in mano il pallino del gioco, pur giocando con una squadra di categoria inferiore, ma diciamo per essere il 4 di agosto si sono già viste delle buone trame. Alla fine è finita 4-0 per voi, tu hai segnato anche l'ultimo gol di testa. Faccio un commento su questa partita e su questo inizio di preparazione con il Ligorna. Ma è una partita che sicuramente ci serve tanto per vedere la condizione fisica, atletica, Sì. e abbiamo provato le cose che ci chiede di fare il mister. Oggi non era facile perché comunque loro erano una squadra molto difensiva, giustamente, Sì. soprattutto negli ultimi 30 metri non è mai facile scardinare difese di questo tipo. Però con pazienza ci siamo messi lì e sono viste, come hai detto prima, delle buone trame di gioco e nulla, si va avanti e pensiamo già al prossimo allenamento che sarà già domani mattina. Ora mi hanno detto che farete anche un'altra amichevole alla fine della prossima settimana contro il Rivasamba, una buona squadra di eccellenza. Pian pianino andate a incontrare sempre squadre sempre più competitive, più preparate, ecco, dal punto di vista anche sia tecnico sia di preparazione. Ti chiedo dove può arrivare questo Ligorna in Serie D, Ligorna che rappresenta la terza squadra di Genova. Allora, la società è molto ambiziosa, così come Sì. d'altronde lo siamo noi e lo staff. La nostra priorità è quella di entrare in campo tutte le domeniche e cercare di vincere tutte le partite. Sì. E non ci poniamo obiettivi inizialmente perché non servono a nulla. Noi sappiamo che dobbiamo dare il massimo ogni partita e cercare di vincerle il più possibile. Poi sì, a fine anno tireremo la riga e faremo la somma dei punti. Sapevo che proprio un punto di vista generico, la vostra società vi chiedeva di cercare di migliorare il posizionamento dell'ultimo anno, è quello che cercano sempre tutti. Già nell'ultimo anno Ligorna ha fatto un buon campionato, se non sbaglio non è entrato nei playoff per Per un pochissimo. po', sì. Riuscire comunque a entrarci sarà già una bellissima cosa per la vostra società. Ti chiedo quali sono le squadre più competitive di questo girone. Ma sicuramente hanno fatto delle ottime squadre il Varese, il Vado, il Ticino. Sì. E sarà dura perché comunque anche le altre si sono ben attrezzate, anche le squadre che si devono salvare sono ottime squadre, sono da affrontare Certo. tutte con la testa giusta, se no si rischia sempre di fare la figuraccia o di non arrivare al risultato che vogliamo. Benissimo, faccio un grandissimo in bocca al lupo a te, a tutta la tua squadra, alla tua società, per un buonissimo campionato, il meglio possibile nella prossima sempre difficile Serie D. Grazie.